Enrico Fontana, romano e benestante, è figlio di un gerarca fascista, ucciso dai partigiani, e di una donna illuminata della borghesia romana, morta 2 anni prima. L'uomo, che alla soglia dei 50 anni, vive di rendita e spende la sua esistenza tra viaggi e casinò. Siamo alla fine del 1990. Il muro di Berlino è crollato da un anno. L'Europa dell'Est vive con grandi aspettative il cambiamento. Enrico si reca a Praga, che si riaffaccia al mondo con tutta la magia del suo fascino. Qui incontrerà Eliseva Kondrova e la sua pronipote Giudita. Le due donne gli racconteranno una verità sconcertante che lo riguarda. Ascolterà l'orrore della Shoah e si ritroverà dinanzi agli occhi di Sara. Sarà proiettato indietro nel tempo, fino ai giorni terribili del 1943. Sarà costretto a mettere in discussione tutta la sua vita. Nella villa di famiglia a Terracina troverà tutte le risposte. E potrà poi iniziare una nuova vita.